Io sono Raul Ciappelloni e sono un giornalista scientifico. Presenterò molto brevemente questo videoclip e vi dico subito che state per assistere all'esperimento che riguarda l'insegnamento dell'HACCP, Hazardous Analysis and Critical Control Point, utilizzando metodi ritmici e musicali. Come mai ci è venuto in mente di fare questa esperienza? Perché abbiamo cercato di trovare un sistema didattico alternativo per poter aiutare i discenti, gli studenti, ad apprendere una materia particolarmente ricca di nozioni. L'esperimento è stato fatto nel maggio del 2010 presso l'Università dei Sapori di Perugia. Adesso diamo la parola al dottor Guerriero Mencaroni, che è un veterinario esperto in HACCP, che ci introdurrà, no, a tutto questo discorso, che parte da una conoscenza tecnica e arriva con il maestro Sandro Lazzari a una conoscenza musicale. Vediamo. Mi chiamo Guerriero Mencaroni, sono un veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e da anni mi occupo di autocontrollo e HACCP. Che cos'è questa HACCP? È un metodo finalizzato all'analisi del rischio e il controllo dei punti critici in un'azienda che nel nostro caso è azienda alimentare, però potrebbe essere anche un'altra azienda. L'esperienza fatta con i ragazzi è stata dal mio punto di vista molto utile e può essere anche ripetuta con operatori di altri settori. Io sono Sandro Lazzari, chitarrista classico professionista da tanti anni e parallelamente allo studio di questo strumento ho approfondito lo studio della didattica musicale. Abbiamo utilizzato la forma primordiale di musica, la prima forma che l'uomo abbia conosciuto, il ritmo e le percussioni. La difficoltà nell'insegnare l'HACCP ritmico è stato proprio di trovare dei punti di unione tra le due discipline, quindi musica e HACCP, e soprattutto nel doverlo insegnare nel più breve tempo possibile con dei metodi molto semplici e facilmente apprendibili. Ho utilizzato per l'insegnamento di questa disciplina, cioè l'HACCP ritmico, i fondamenti della scuola primaria e dell'infanzia dell'educazione musicale, utilizzando delle figure molto semplici, da 2, da 1 e da mezzo. Uno, due. Rimaniamo con le percussioni finché io non vedo l'attacco e concludiamo tutti insieme. Proviamo.
Questa esperienza e questa tipologia di insegnamento è stata per me molto interessante e per un motivo principale, perché mi ha fatto capire come si debba insegnare la musica in maniera semplice. Molte volte noi musicisti non siamo abituati a insegnare, diamo per scontato tante cose perché ti arriva l'allievo che vuole fare lo strumento. In questo caso per me è stato capire come scindere ai minimi termini la musica per poterla insegnare veramente nella sua forma più semplice. Quindi arrivati a questo punto, Sandro, quali conclusioni possiamo trarre sul piano proprio tecnico, sul piano operativo, da quello che abbiamo, dal laboratorio che abbiamo realizzato? Secondo me la conclusione principale di questa esperienza è stata quella di poter utilizzare questo metodo che stiamo sperimentando, a diverse tipologie di utenza e soprattutto per poter spiegare e facilitare la memorizzazione di svariati argomenti come potrebbe essere appunto l'HACCP. E quindi questa esperienza si è conclusa. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Ringraziamo moltissimo gli amici della Sincro Film di Perugia che ci hanno voluto dare questa possibilità. E cercheremo di applicare questo sistema anche ad altri contesti operativi. Coloro che saranno interessati potranno seguirci sempre su queste pagine di YouTube. Grazie.